Ford CF SLX, la bicicletta del team Katyusha. Tutto il team nel 2019 ha fatto la scelta di utilizzare i freni a disco, a differenza di altre squadre che invece continuano a utilizzare le biciclette con freni tradizionali e rim brake. Claudio Bosio, il meccanico del team, ci spiega i motivi dietro questa scelta. Perché, Claudio, i corridori utilizzano, la squadra ha scelto di utilizzare i freni a disco? La scelta, come sappiamo tutti, dipende dallo sponsor, però anche noi l'anno scorso avevamo avuto problemi, specialmente questa corsa a strade bianche e altre corse con pioggia, frena non frena, e abbiamo preso questa decisione per la sicurezza dei corridori e tutto in qualsiasi temperatura, qualsiasi evenienza atmosferica. Ma c'è qualche corridore che si lamenta per il peso in più dei freni a disco? Oppure? Nessuno si lamenta, anzi qualche corridore mi ha detto meglio che ci sia quel mezzo chilo in più, che sono più sicuro, che avere mezzo chilo in meno e non essere sicuro. Rotori anteriore 160, posteriore 140? Rotori, i dischi? Sì. Questo perché? Per differenziare? Perché essendo grande davanti, che il freno anteriore è quello che ferma la bici, e così ha il tempo di raffreddarsi un po' più, di surriscaldarsi meno velocemente e raffreddarsi più velocemente. Tutti i corridori, secondo te, prima o poi utilizzeranno bici con freno a disco, oppure continuerà questa situazione ibrida di alcuni che utilizzano il disco e alcuni no? Ci sono ancora tanti corridori che non gli interessa il freno a disco, che si trovano bene col freno normale, però piano piano penso che nel giro di 4-5 anni sicuramente tutti andranno a utilizzarlo.